Adesso la quota rosa della nostra redazione, Stefania Follia. Nessuna domanda. Messaggio libero. Niente, io da molto tempo che collaboro con la Voce del Sud, quindi volevo ringraziare tutti quelli che subito mi hanno accettata, ora un po' meno, ma prima molto più assiduamente. Non ho mai scritto, diciamo, di un tema specifico, eccetera, eccetera. Ho scritto su diversi temi, quindi sia dal punto di vista politico, eccetera, eccetera. Però quello, quando scrivo, quello che voglio fare è mandare più che altro un messaggio, perché appunto, come dicevamo prima, il nostro giornale, che è un giornale, un periodico locale, ci permette di riportare delle notizie che non troviamo nei grandi giornali, e quindi ci permette di far conoscere e dare una conoscenza a quelle notizie che diciamo appunto non si ritrovano in questi periodici locali, e quindi danno una conoscenza più approfondita dell'aspetto economico e sociale della nostra terra. Quindi grazie di tutto. Ai prossimi articoli. Se qualcuno può scattare una foto. Pasquale, avevo lasciato il telefono per la foto. Okay. Andiamo avanti, Beniamino Cordova. Con l'architetto Beniamino Cordova ci sono stata anche una collaborazione che forse è sfuggita pure prima, con l'associazione Laurenzianum, nel periodo in cui è stato presidente. Abbiamo presentato diversi libri, ma anche fatto dei dibattiti. Lui è dottore di ricerca, ha completato il dottorato di ricerca all'Università Mediterranea, e si è interessato in particolar modo di città metropolitana, di Metro City. Se vuole fare una breve riflessione su questo, io gli cedo volentieri la parola. Grazie, buonasera a tutti. Una semplice battuta che va a sommare agli elogi fatti sino ad ora alla Voce del Sud, perché forse inconsapevolmente, almeno nel mio caso, la Voce del Sud è stato un laboratorio, perché io iniziavo il dottorato di ricerca, e quindi a me serviva tastare il polso di chi leggeva, e serviva capire se quella ricerca che io stavo per iniziare aveva un determinato appeal, un determinato fascino in coloro che leggevano. E questo, in realtà, ho avuto un grande riscontro su questo, perché poi gli articoli, come sapete tutti, poi rimbalzano sui social, eccetera. Su questo io ho avuto un grande riscontro, e poi che ho portato avanti facendo diverse pubblicazioni, completando il dottorato di ricerca. Quindi ringrazio la Voce del Sud, perché almeno con me è stato un vero laboratorio, è stato veramente utile. Grazie. Ringraziamo il collega Domenico Salvatore, che si è prestato praticamente così in diretta a farci le foto questa sera. Allora, abbiamo il dottore Vincenzo De Angelis. Lui è andato via. Claudia Pezzimenti, c'è? No? Angelo Labrini? Non c'è? Alba Serena Larizza c'è. In questo caso, oltre alla questione che comunque ha scritto un paio di articoli, uno anche profetico, perché ha parlato di raccolta differenziata che si è poi concretizzata di lì a poco, tanto agognata per Duomo Marina, e anche un'attestazione per la vicinanza e per l'attenzione verso il nostro lavoro. Ringrazio e mi unisco con piacere ai complimenti che sono stati fatti al vostro giornale. Vi auguro che questo foglio, molto importante per i cittadini di Bova, anche quelli che come me non risiedono tutto l'anno qui,
e auguro appunto che possa durare nel tempo, che si arricchisca di nuove collaborazioni, che possa formare sempre di più giovani e appassionarli all'informazione e a, comunque alla condivisione della cultura. Grazie. Bene, ho fatto qualche scherzetto all'ordine alfabetico. Domenico Guarna, presidente dell'Associazione Culturale Giardino di Morgana, con il quale abbiamo iniziato con questa associazione una proficua collaborazione parlando di identità e simboli identitari il 17 dicembre dello scorso anno. Poi abbiamo fatto un contest sui dolci tipici reggini, abbiamo parlato di ecoturismo, e proprio di questo argomento si occupa all'interno del giornale. Anzi, dimenticavo una parentesi molto importante: abbiamo organizzato insieme il premio di poesia San Gaetano Catanoso insieme all'associazione degli amici del Santuario del Volto Santo, un'iniziativa che ci ha impegnato un pochino. Grazie Giuseppe. Sì, all'interno appunto della Voce del Sud mi occupo della rubrica del turismo ecosostenibile. Fondamentalmente in una rubrica del genere cerco di far passare la curiosità per i luoghi sia dell'area grecani che non solo, anche di Reggio, sia della costa e anche della costa tirrenica, ma ovviamente i focus principali sono sull'area grecanica. Ovviamente in un articolo di 3.000 battute è difficile far passare tutte le peculiarità dei nostri paesi, dei nostri borghi, sia nella parte interna che quella marina. Ovviamente il mio obiettivo è quello di far passare la curiosità per questi borghi. Ovviamente non sempre ci si riesce. Per quanto riguarda la mia esperienza in questo giornale, non posso che ringraziare sia Giuseppe che i direttori per l'occasione che mi hanno dato, un'occasione principalmente di crescita, sia professionale che umana. Quindi sono io a ringraziare voi. Grazie. Tanto poco diritto, mi approfitto per ricordare che proprio qualche giorno fa abbiamo presentato il libro Eccellenze di Calabria, di cui parte è stata scritta proprio da Domenico Guarna. Proseguiamo. Il nostro Cino per fotoreporter di serata, Pasquale Lazzaro. Pasquale ora farà una breve riflessione che ha preparato proprio per questa occasione. No, in realtà riflessioni ce ne sono tante da fare, però io me le riservo per scriverle poi sulla Voce del Sud, ecco, perché bruciare dei concetti importanti e profondi così. Adesso non è il momento delle riflessioni, è il momento dei ringraziamenti. Ringraziamenti perché vi devo un ringraziamento particolare a voi della Voce del Sud, perché da scrivente sono diventato scrittore, cioè ho trovato qualcuno che supportasse e incanalasse i miei pensieri e il mio desiderio di scrivere. E quindi niente, vi ringrazio per questo e vi assicuro che continuerò a dare il mio contributo. Grazie. Noi ringraziamo Pasquale per tutto quello che fa anche extra scrittura. Ah, prego. Ora tocca al professore Giuseppe Livoti, presidente dell'Associazione Le Muse, ma anche direttore della Pinacoteca dell'Area Grecanica, critico d'arte, con dire tutte le cose che abbiamo organizzato con il professore. Io ce l'ho scritta là, ma impiegheremo meno un quarto d'ora. Mi passo la parola. Intanto buonasera a voi. Io ritrovo Bova, la ritrovo con piacere, perché cara, lo dico alla dottoressa Crea, io qui nel 2007 capitai per caso, però ritrovai una famiglia, perché a volte insomma non solo ci si unisce in questa cultura itinerante, nell'itineranza poi si creano dei rapporti che vanno al di là di quello che può essere un semplice messaggio, che può essere politico, che può essere istituzionale.
E allora ritrovai, ecco, non solo nella figura qua del preside Campanella, della sua signora, ma anche durante il periodo dell'amministrazione appunto Zelettieri, trovai una ospitalità in cui la cultura ne era parte integrante. La testimonianza è proprio la Pinacoteca che è alle mie spalle, queste tre stanze che danno un punto della situazione di quello che appunto gli artisti donarono in un periodo storico ben determinato. Io, diciamo, arrivai per caso e la Voce del Sud mi ospitò. Io non ho nessuna velleità giornalistica, sono un professore di scuola e continuerò a fare quello che faccio, ma sono un operatore culturale. E sulla Voce del Sud iniziai a scrivere di arte, la mia propensione era quella. Che se ne dica, sono l'unico che parlò di arte in televisione a livello locale, perché mi inventai un'idea che poi, insomma, fu anche combattuta, fu anche discussa, perché era un'idea che funzionava e funzionava bene, e da lì, insomma, mi resi conto che la comunicazione anche per l'arte, se era vera e autentica, la gente la poteva capire. Al di là, ecco, di tutto questo, ecco, la Voce del Sud ha dato anche uno spazio all'arte, seguendo poi quelle che erano le mie corde, perché un reggino trapiantato nell'area grecanica, che dava poi delle indicazioni naturalmente su quelle che erano testimonianze artistiche che appartenevano anche a una zona diversa. E poi con la Voce del Sud abbiamo condiviso dei momenti culturali. Quando io voglio avere delle notizie su quelli che sono le voci poetiche, talentuose, ecco, di questa zona, la Voce del Sud diventa un riferimento per un nostos dall'area grecanica verso la città. E nonostante questo io dico una frase: Magritte, un grande artista surrealista, diceva che tutti siamo potenzialmente liberi, ma non siamo obbligati a essere liberi, possiamo essere liberi. Quindi la mia libertà, che è la libertà della comunicazione, dell'interazione anche con questa realtà, rientra in queste possibilità, e quindi sono orgoglioso e contento di appartenere, insomma, a questa, diciamo, squadra. Io stasera venendo ho visto tanti volti, insomma, che appartengono anche a questi anni passati qui in questo bellissimo territorio. E viva la cultura, dico sempre vero e autentico, perché purtroppo oggi fare squadra è diventato difficilissimo, essere veri non giova, essere autentici purtroppo non giova, perché la realtà e la società è contaminata e viziata, e in questo vizio purtroppo ci ritroviamo a essere sempre attenti e guardinghi. Però viva la cultura, se vera e autentica. Grazie a voi. Il fatto che nella Pinacoteca adesso è stata trasferita per l'IRS, che volevo solo dire che oggi sono andata a vedere degli immobili confiscati che sono stati acquisiti dal comune, e all'interno ho notato due bei quadri che ho subito requisito, ma impropriamente, perché sono del comune ovviamente, no? E quindi questi potranno arricchire ancora la Pinacoteca che abbiamo. Allora aspettiamo la sì, sicuramente. Grazie a voi. Foto. Grazie al professore Rivoti. Ancora c'era scappato un altro attestato che era rimasto sul tavolo insieme a quello di Domenico Guarna e di un'altra nostra illustre collega, Maria Natalia Iriti. Maria Natalia Iriti ha scritto pochi articoli, ma davvero preziosi. Sono stati dei bellissimi pezzi che sono andati ad arricchire, sebbene pochi numeri, del nostro giornale. Noi con grandissimo piacere oggi la ospitiamo, per la stima e l'affetto anche che nutriamo nei suoi confronti. Stima e affetto ricambiato, perché quando è possibile mi piace sempre coinvolgere l'associazione La Voce del Sud, che è riuscita a fare un miracolo, riempire la piazza. Io auguro a questo giornale l'appoggio della comunità civile e delle istituzioni. Grazie. Grazie Maria Natalia, facciamo una foto.
Proseguiamo con Roberto Maddaloni. Molti conoscono Roberto Maddaloni di nome perché si occupa da un po' di tempo di temi molto importanti, soprattutto di carattere economico, però lui è un reggino, se non sbaglio, trapiantato a Siderno, quindi come altri, come il professore Rivoti, come Domenico Guarna, che non sono proprio dell'area greccanica, però loro stanno dando un contributo. Lui ha un pensiero per noi e lo ospiterà. Grazie, belle parole, però non li merito perché, insomma, è la vecchiaia che mi induce a scrivere perché, diciamo, per passare il tempo, va bene. E per me scrivere è dilettarsi. Tempo fa in una lettera al direttore ho espresso il mio compiacimento per la bella e sobria veste tipografica del giornale e per i contenuti degli articoli in pubblicazione e specie di quelli che fanno della mostra nella rubrica La Bacheca di Esculapio, Salute e Benessere, l'Orto Seconda Natura, dove si esercitano con grande maestria e professionalità Angela Orlando, Ubaldo Carloni e Melo Vadalà. Si aggiungono pure gli articoli di Domenico Guarna sulla storia dei nostri borghi e paesi e su quelle vestigia famose che ancora resistono alle intemperie e alla nostra incuria, e di Antonio dell'Itria sui nostri santi con la loro geografia ormai dimenticata pure dalla Chiesa ufficiale. La loro lettura ci dà un senso di serenità e ci rinfrancano dallo stress quotidiano. Coinvolgono pure gli articoli su fatti e personaggi noti e meno noti dei nostri paesi. Interessano di meno gli argomenti politico-istituzionali e ancor meno quelli economico-finanziari, grazie alla mia esperienza. Forse, secondo la mia esperienza fatta sul campo, sarebbe il caso di dare maggiore spazio a questi argomenti riguardanti eventi naturali, storici, personaggi e fatti che interessano la nostra comunità, che hanno segnato i tempi e hanno avuto una parte importante nella storia della nostra terra ed in particolare della Spromonte orientale. In conclusione, e non sono io a dirlo, le attestazioni che ricevo sono quelle di un giornale dalla lettura agevole e ben impostato, in una parola interessante, ed è tanto oggi che ormai pochi leggono la carta stampata e tutti ormai cliccano. Allora, richiamandomi a quello che aveva detto il professore Leone sulle 3.000 battute, una osservazione per il comitato di redazione: se si superano le 3.000 battute non pubblicate un articolo. Ma se lo pubblicate lo dovete pubblicare per intero, non lo dovete toccare. E poi vi pregherei pure se un articolo, un'intestazione di un articolo, non cambiatelo, o perlomeno se viene cambiato, cambiatelo con un tema che abbia attinenza con il contenuto dell'articolo. Perdonatemi, ma queste cose le dovevo dire. Buon lavoro comunque e auguri a tutti voi per questo magnifico giornale che ci avete fatto. Facciamo una foto per l'archivio. Grazie ancora a Roberto Maddaloni. Proseguiamo. Fortunato Mangiola, mi pare che non c'è. Amilcare Mollica, il nostro avvocato, è anche scrittore, ha fatto diverse pubblicazioni. Una riflessione la chiediamo pure a lui. Allora, io... 3.000 battute me ne vado.
La mia esperienza è questa: io sono nato a Porto Marina, mi sono assentato per circa 50 anni e sono tornato con la pretesa di poter dialogare col comune che mi ha dato i natali. E i dialoghi sono tanti, insomma. Ecco, il giornale La Voce del Sud mi ha dato il privilegio di scrivere in questo giornale, e quindi qualche articolo, insomma, lo inserisco volentieri per non solo dialogare ma anche contribuire in qualche modo a risolvere certi problemi. Io sono l'ultimo nella lista dei collaboratori e quindi mi reputo un ramo che si distacca molto dalla radice. Cerco di guardare in su. La cosa che mi ha incuriosito molto quando sono arrivato qui a Porto Marina e mi sono permanentemente soffermato è che quando mi fermavano i carabinieri vedevano il mio cognome e facevano le ricerche radio, ricerche verso la centrale, eccetera, Mollica. Io mi sono incuriosito di questa cosa qui e allora ho capito che il territorio stranamente doveva essere guardato da un punto di vista di certificato penale e mi sono incuriosito ancora di più. Dico, normalmente si chiede il certificato di nascita. Io preferisco parlare del territorio, delle sue origini, della sua evoluzione. Il certificato penale lo lascia ai carabinieri, però non posso dimenticare che esistono dei fenomeni che hanno caratterizzato questo territorio. Io spero, anzi credo fermamente, che anche col giornale si riesca a debellare quella situazione di sconforto in cui è caduto il paese, e non è l'unico, e che si possa costruttivamente articolare un dialogo con tutti. D'altra parte, vedete, i problemi che bisogna affrontare sono problemi pratici, problemi che hanno bisogno di coralità, di attenzione corale, di collettività. Non siamo una grande città, siamo, ecco, in un dialogo avuto con la dottoressa Crea mi rammentava che il paese territorialmente è piccolino, 30 km quadrati, insomma, 29. Gli abitanti sono quelli che sono 4.000 e qualche cosa. Ecco, non ci vuole molto a incontrare tutti in base a aree tematiche e stabilire cosa fare. Questo è quello che in qualche modo io vorrei che si diffondesse tramite il giornale, ma che non si limitasse soltanto, perché io il giornale lo vedo come strumento, non come fine, insomma, uno strumento che riesce a entrare per chi ha voglia di leggerlo. Ecco, già è difficile, è ostativo la carta in sé, oggi è ostativo anche internet, c'è una diffusione di dati enorme, per cui la paura è quella che si inserisce tanta di quella roba in uno strumento che poi le persone non riescono neanche più a seguirlo. La cosa importante è concentrarci attraverso anche questo giornale in aree tematiche tali che permettono non solo a noi di assumere coscienza ma anche di valorizzare bene questo territorio, perché è l'unica arma che abbiamo per poterci affrancare, diciamo così, dalle situazioni strane che stanno accadendo non solo in Italia ma nel mondo intero. Io mi ricollego alla espressione usata da Giuseppe Ciglione all'inizio del suo intervento, quando ha immediatamente solidarizzato con la Spagna e con quello che è accaduto in Spagna. Non ci dobbiamo dimenticare che questi fenomeni naturalmente da noi non credo proprio che potranno verificarsi, però determinano la volontà politica delle nazioni intere. Quindi noi
abbiamo delle certezze. Noi stiamo in un territorio che si chiama area grecanica e vorrei che questo territorio venisse sviluppato attraverso la volontà di tutti, e su questo ci credo. Grazie. Ora facciamo, consegniamo l'attestato, ci stringiamo per una foto. Grazie. C'è. Io mi ero ripromesso di parlare pochissimo, ma la riflessione dell'avvocato mi porta a evidenziare alcune iniziative che abbiamo assunto come Associazione Culturale La Voce del Sud. Ha aderito a Reggio Libera Reggio, una campagna per la sensibilizzazione anti-racket, e nel corso di questi anni, anzi all'inizio proprio di questo percorso, abbiamo preso parte alle cene della legalità organizzate da Libera, ben 3 cene. Abbiamo partecipato a Corio di San Lorenzo, a Bagalati più recentemente e a Condo Furimarino, anche per la vicinanza che avevamo con Salvatore Mafici, che prima di diventare sindaco di Condo Furi era referente dell'area grecanica. Andiamo avanti. Caterina Nocera, se c'è, proseguiamo. Antonino Nocera, e qui ci scappa l'intervista. Il signor Antonino Nocera, oltre al fatto al lavoro pomeriggio insieme a me incommensurabile, è la voce della partita della regina per Radio Gamma Non Stop. Lui segue tutte le gare della compagine Amaranto, che è un po' sentita da tutti, è la voce che permette a tutti i reggini, specialmente quando la regina gioca fuori casa, ma anche in casa, di ascoltare le partite. Ovviamente di noi si occupa di sport, anche perché è stato un uomo di sport. Se nella Voce del Sud lui si definisce gregario, quando correva invece no, non era tanto gregario. Era il capitano, correva sulle due ruote, è stato anche campione regionale qualche annetto fa. E ora lui continua a seguire per noi la regina, ma anche il calcio dilettantistico, ma anche gli altri sport. Recentemente ha scritto su un bovese illustre per lo sport, qual è Andrea Riti. Però gli chiedo qualcosa sulle ultime dalla Sant'Agata. Le ultime dal Sant'Agata non ve le posso dire, perché per riservatezza professionale, fino a quando non incominciano le partite, cioè il campionato, certe cose rimangono all'interno della società. Comunque sia, vi posso dire che la regina ha fatto una squadra quest'anno molto giovane, molto competitiva, molto qualificata a livello di atleti, quindi ha strutturato benissimo la struttura societaria con un organico veramente all'avanguardia. Sono convintissimo, anzi motivatissimo anche io stesso, che questo è l'anno del rilancio dopo tanti anni effettivamente di fallimenti a catena tra Interreggio e Regina, a ripartire veramente, a ottenere quei risultati che la città del Reggio merita, almeno la Serie B. Avremmo potuto continuare ancora, però i tempi sono tiranni. Anche un altro messaggio. Mi tengo il microfono. Io vi chiedo scusa, se prima di tutto mi scuso se una volta devo leggere, e anche se faccio il cronista radiofonico, però questa straordinaria platea con tantissime eccellenze dalla medicina, dall'arte alla cultura mi danno orgoglio e mi emozionano nel sentirmi interprete, nel fare, vi chiedo scusa, nel fare parte di questa straordinaria famiglia della Voce del Sud. Un grazie particolare alla professionalità del direttore responsabile, dottor Saverio Zuccarà, alla competenza del direttore editoriale, professor Leone Campanella, e al motore del giornale e giornalista, avvocato Giuseppe Ciglione. In un momento di totale crisi dell'editoria, l'unico giornale cartaceo di tutta l'area grecanica scoppia di salute. Grazie a tutti indistintamente i collaboratori del giornale che con grande...
che con grande passione, professionalità e zelo riescono a dare un servizio informatico a tutte le comunità dell'area gregarica. Io, come vi ho detto prima e come ha detto l'avvocato Cilione, mi occupo di sport e mi occupo soprattutto mensilmente della pagina sportiva, rievocando personaggi e eccellenze di un tempo e dell'era moderna. Quindi ho fatto rivivere personaggi come Andrea Iriti nei miei articoli, come Ciccio Bertone e Nuccio Vita, e per ultimo non posso dimenticare il professore Carmelo Praticò, il professore straordinario preparatore atletico della formazione della Regina attuale, un uomo che ha scritto due libri e che la maggior parte delle squadre professionistiche stanno lavorando con quei libri. Vi ringrazio moltissimo e vi chiedo scusa per l'attenzione. Grazie, il nostro Antonio. Andiamo avanti. Angela Orlando, purtroppo non c'è. Angela Orlando cura la bacheca di Esculapio da moltissimi anni, la rubrica più antica del nostro giornale. Spendiamo due parole per lei, pure che non c'è, sicuramente per motivi familiari e di lavoro. Lì è disponibile il libro che ha scritto lei. Ok, proseguiamo. Carmela Palumbo viene da Corio di San Lorenzo, è una persona molto attiva nel territorio, una psichiatra. Anche lei ogni tanto ci manda qualche articolo da Corio. Grazie intanto dottor Zuccolal, professore Campanella e poi Giuseppe. Grazie alla Voce del Sud che ci dà l'opportunità, a chi ama questo territorio, di poterlo difendere e farlo conoscere. Grazie ancora. Grazie alla dottoressa. Una foto. Ok. Andiamo avanti, un'altra colonna della Voce del Sud. Direttamente da Palizzi, Pietro Parisi. Buonasera. Quando qualche tempo fa quel simpaticone si fa per dire di Carmelo Badalà mi fece la proposta di entrare nella grande famiglia, perché è una grande famiglia della Voce del Sud, io non ho avuto esitazioni ad entrare, anche non sapendo e non conoscendo i miei coetanei. Devo dire soltanto una cosa, sarò brevissimo. In questa grande famiglia ho scoperto un valore che considero non negoziabile, che è l'amicizia, e ho scoperto pure con grandissimo piacere che i giovani presenti nel comitato di redazione, Stefania, Giuseppe e Domenico Guarna, hanno capito che cos'è questo valore non negoziabile e hanno posto alla base del loro lavoro e del lavoro comune l'amicizia. È tutto, grazie. Io voglio ricordare che questa serata verrà trasmessa da Teleboa Marina, che ringraziamo. Domenico Rodà, se è presente, l'abbiamo visto. Giovanni Romeo, non c'è. Leo Romeo, nemmeno. Professore Santo Scialabba. Nell'attesa che arriva il professore, ricordo che è possibile anche sottoscrivere eventuali abbonamenti nella segreteria che è curata in questo momento da il nostro infaticabile Carmelo Badalà. Per ora al professore. Buonasera a tutti. Non è cosa normale, è una stupenda serata di cultura. Intendo dire
perché in questa piazza, dove avvengono le manifestazioni più importanti, avere stasera la celebrazione di questo momento culturale, quindi del giornale, è per noi, credo, tutti quanti una grande soddisfazione. Il giornale è una struttura di pensiero, grafica, eccetera, che serve a dare condizioni, contenuti, che serve a dare stile ad un paese. Accettare, se giriamo sul territorio qui intorno, credo che di giornali non ne vediamo in giro. Questa iniziativa locale della Voce del Sud indica una volontà di ripresa, una volontà di chiarimenti, di conoscenza, di approfondimenti, di una voglia di pensiero che è fondamentale. Il nostro Sud tende un pochettino a indebolirsi, a perdere cognizioni, a perdere il tempo suo, e quindi ha bisogno di elementi e di strutture che servano a migliorarlo. Certo, abbiamo lavorato, io mi sono anche impegnato per quanto riguarda questo giornale, ho scritto forse per un anno e mezzo l'articolo di fondo, e su problemi che in un certo senso incidevano per quanto riguardava i valori, e che sui valori bisogna tentare, bisogna cercare una soluzione, cercare che la gente capisca che il mondo ha bisogno di cambiamento, non si può rimanere sempre sulla stessa posizione, e quindi una collaborazione su questo giornale sarà sicuramente importante. Ecco un invito che faremo a tutti quanti quelli che vogliono collaborare, per un impegno sempre continuativo e nel tempo. Grazie a voi. Grazie professore. Guardiamo i fotografi. Proseguiamo la serata con Cosimo Sframeli, il nostro nuovo tenente, ma anche scrittore. Mi pare che abbiamo collaborato come associazione alla presentazione di uno dei suoi libri, ne ha fatti due. È pronto il terzo, stiamo aspettando, fermi d'attesa, siamo in trepidazione. Va bene. Bene, buonasera a tutti. Grazie per questo riconoscimento, che tra l'altro sono io a ringraziare la Voce del Sud, che mi dà la possibilità di esprimermi come giornalista, come scrittore, e di arrivare, cosa che non faccio, che non posso fare da carabiniere, al cuore di tutte le persone che ci leggono. E tra l'altro la mia vuole essere, come giornalista, una difesa del popolo calabrese. Come diceva il generale Maligione, cioè il comandante di legione, metto Cosimo, oggi bisogna avere il coraggio di scrivere che una persona è per bene. Non è più il momento di scrivere, di essere coraggiosi nello scrivere il contrario, che uno è un delinquente. Perché oggi scrivere che uno è un delinquente è facile, quindi parlo del popolo calabrese in generale, non parlo di chi commette il reato, ma scrivere di uno che è calabrese, che nel caso specifico è di Buonamarino, comunque dell'area Gregania, e dire che è una persona per bene, che tra l'altro per essere persone per bene bisogna sforzarsi 3-4 volte rispetto ad altre parti d'Italia, quindi figuriamoci per diventare santi, e noi cerchiamo di scrivere questo, incitando la rivolta spirituale e culturale in cui crediamo. Grazie.
Abbiamo un po' maltrattato ultimamente il nostro luogotenente, gli abbiamo pubblicato pochi articoli, erano un po' fuori budget dalle 3.000 battute. Antonio Spinella, Totò Spinella si è firmato sul giornale, non c'è. Fortunato Spinetano non c'è. Sebastiano Stranges. E io vorrei approfittare della presenza del professore per parlare un po' del nostro territorio e dell'attività in cui lui è costantemente impegnato. Grazie, grazie a voi per il gentile pensiero. No, io sono benissimo. E noi abbiamo iniziato un percorso qui a Nuova Marina. Praticamente qui abbiamo trovato la preistoria e siamo riusciti a retrodatare la presenza umana in Calabria 850.000 anni. In seguito a questo sono arrivati 20 università guidate da Cambridge e per la prima volta abbiamo messo Cambridge e Oxford insieme a università acerrime nemiche. E il professor John Robb, il capogruppo, ha detto: qui c'è lavoro per 100 anni ancora e per 100 gruppi come il mio. Noi siamo un popolo antico, antichissimo, solo che non ci rispettiamo. Il compito di questo giornale è proprio quello: insegnare il rispetto per noi stessi. Rispettiamoci un po' di più, consideriamoci un po' di più. Poi non so se avete seguito la ricerca Langlin che si occupa del genoma. Qui in questo territorio c'è gente dall'area cosiddetta greca, che non sono greci tra l'altro, ma ne hanno acquisito i caratteri culturali della Grecia, hanno un genoma differente da ogni altro al mondo e hanno fatto un esempio. I sardi rispetto all'Italia e alla Francia sono distanti 300 volte. I greci di Calabria rispetto a ogni altra popolazione del mondo sono lontani geneticamente 130 milioni di volte, una razza completamente a sé. Grazie. Proseguiamo, c'è saltato qualcuno. Bruno Tracò. Anche vale un po' il discorso che abbiamo fatto con Maria Natalia per il dottore Bruno Tracò, pochi articoli ma di spessore. Grazie. Sono io che devo ringraziare voi veramente per l'ospitalità che mi date. Spero di poter continuare a scrivere per questo giornale, che penso dovrebbe focalizzarsi su argomenti, forse di economia, di politica, e non ripiegarsi su se stesso, sempre sul territorio che va, sì, sicuramente raccontato, ma va anche, forse necessita forse un pochettino più di critica. Da questo punto di vista mi piacerebbe di più che si parlasse, che il giornale diventasse una parrasia, per utilizzare un termine greco, cioè la parrasia è la capacità e la libertà dei soggetti, dei cittadini, di criticare il potere. Forse non guasterebbe. Grazie. Perfetto. Io ho selezionato. Approfitto delle parole di Bruno Tracò per leggere questa frase di Walter Lippmann: la libertà di stampa non è un privilegio, ma una necessità organica all'interno di una grande società. Senza critiche, articoli affidabili e intelligenti, il governo non può governare, poiché non c'è altro modo adeguato per mantenersi informati su ciò che la gente del paese sta pensando, facendo e volendo. La mission della Voce del Sud, per statuto, è quella proprio di fare un giornale che è innanzitutto aperto a tutti, e noi volevamo dimostrare questo questa sera facendo degli interventi molto brevi noi e dando spazio agli altri. Un giornale non solo aperto per chi scrive, ma aperto anche nell'ascolto, e noi stasera abbiamo anche apprezzato il contributo di tutti
nel suggerire anche come vorrebbero il giornale. Noi ci proveremo, tenendo conto che il giornale è anche molto poliedrico, si passa dall'arte, dalla cultura, dall'informazione, dallo sport, dalle riflessioni di carattere generale, nazionale, ma anche locale. Bene, Vincenzo Crea, se vuole... C'è uno spazio pure per noi. Per l'amministrazione? Volentieri, anzi noi l'abbiamo chiesto più volte, nonostante noi non abbiamo ricevuto, non riceviamo e non abbiamo ricevuto sostegno dagli enti pubblici. Questo è anche uno anche, sostegno dal punto di vista economico, ma è anche una scelta da parte nostra di mantenerci in un certo senso di terzietà, di non avere magari di essere liberi e indipendenti anche da un punto di vista economico. La febbre, lo so, il signor Nucera diceva che scoppia di salute, dal punto di vista degli iscritti assolutamente sì, dal punto di vista economico insomma ogni mese è una lotta per arrivare alla fine poter diciamo soddisfare le legittime esigenze della nostra tipografia. Bene, il prossimo Vincenzo Crea non c'è. Carmine Verducci. Io approfitto delle presenze di Carmine Verducci perché oltre qualche articolo soprattutto abbiamo collaborato per diverse iniziative con la Proloco di Brancaleone, ma ora è impegnato in un altro importantissimo percorso e progetto che personalmente apprezzo molto e si chiama Calabria Experience. Ve lo saprà spiegare lui certamente meglio di me. Grazie veramente per l'invito, ma anche per questo omaggio. E cosa dire, il giornale La Voce del Sud è un giornale che esiste e resiste, nonostante la crisi editoriale, come diceva appunto prima nell'intervento precedente, insomma un giornale che dà libero spazio alla cultura, è un giornale ritengo completo di attualità, di cultura, e anche uno spazio dedicato anche alle erbe mediche con la bacheca di Esculapio che ricordo, appunto mi allaccio al ricordo che hai fatto tu poc'anzi. Abbiamo collaborato con la Proloco di Brancaleone per tanto tempo, abbiamo presentato questi volumi, questi libri, ho conosciuto tantissimi autori che a Brancaleone non erano mai venuti, quindi voglio dire Antonio Mauro, sì, ricordo benissimo. Oggi siamo impegnati prima di procedere, un giornale che ha dato molta visibilità anche agli eventi culturali della Proloco di Brancaleone, rifondata nel 2011 e attiva, e direi attivissima, visto che comunque ce lo confermano i dati. E ricordo il professore Campanella non ci ha mollato mai. Ogni iniziativa come il workshop territoriale dalla prima edizione, forse quest'anno l'ha saltata perché adesso sì, è impegnato giustamente nell'amministrazione di Staiti che sono sicuro apporterà grandissimo contributo, ma già è partito benissimo con eventi di un certo rilievo e di un certo spessore per Staiti che io sono particolarmente legato, come Staiti, Brancaleone, Borghi, diciamo, della nostra area. Il nostro progetto Calabria Experience, io ricordo il professore Campanella che mi ha detto ma perché hai fatto un'altra associazione, perché parte come progetto della Proloco di Brancaleone, ma quest'anno si è manifestata l'idea da parte dei fruitori, che ormai sono diventati amici di ogni giorno, di staccare un po' quello che sono le mission sia della Proloco e sia di Calabria Experience, che si occupa di natura, cultura ed escursionismo. Quindi abbiamo cercato di instaurare un direttivo, insomma stiamo lavorando a costituirla in breve tempo per poter partire con un'altra nuova bella occasione. Calabria Experience oggi è conosciuta a livello giornalistico, abbiamo qua presente anche il corrispondente per Gazzetta del Sud che
dicevo prima, è già difficile entrare in Gazzetta del Sud con notizie culturali. E sono sicuro che la Voce del Sud non mancherà di dedicarci ampi spazi anche grazie alla collaborazione di tutti. Io sto scrivendo pochissimo perché non ho mai il tempo, vedo che c'è molto fermento, c'è Domenico Guarna che è questo nuovo acquisto che è fenomenale, cioè lui sta facendo un lavoro sul Reggio pazzesco e con l'associazione anche nell'area grecanica. Sì. Dico, è partito con Reggio ma sull'area grecanica sta lavorando bene, si muove bene, io sono onorato di collaborare con lui come la Voce del Sud sta collaborando. Mi fermo qua, grazie per questo riconoscimento. Grazie, ricordo anche l'iniziativa Vernacolando che abbiamo fatto, quella volta noi della redazione dell'associazione avevamo un po' di problemi, ma ricordo che partecipò Alba Serena Larizza con una bellissima poesia. Salvatore, vieni. Chiediamo scusa, ma noi volevamo fare l'elenco in ordine alfabetico, poi mischiando un po' le carte, ecco. Abbiamo fatto qualche strafalcione. Il nostro professore si occupa di toponopastica bovese e vorrei che ci parlasse un po' di questo. Ma no, ovviamente lui con l'associazione, con il Circolo Culturale d'Eria si occupa di tante altre cose. L'intervento questa sera, visto che sul giornale sta curando questa rubrica, lo dedichiamo a questo. Buonasera al tavolo della Presidente, buonasera al Commissario Prefettizio. Sì, io curo questa piccola, diciamo, rubrica, oltre all'articolo di carattere di cultura greca, e il professore Campanella che ha la possibilità, insieme al direttore, di poter scrivere su questa rivista locale molto interessante. E, sì, è un servizio che diamo alla cittadinanza in modo che conosca meglio la storia del proprio paese, la toponomastica, la storia del paese, sia nel bene che nel male, quindi molto importante per tutti gli aspetti storici di momenti felici e infelici. E quindi continueremo su questa scia che poi è frutto di una sinergasia, come diceva poco fa il dottore Traclodi, tutte parole greche venuta poi dal verbo plateco, quindi dalla platia, dalla piazza dove ci si riuniva per parlare. Ecco, quindi continueremo su questa scia a lavorare a servizio e dare queste informazioni sulle vie del nostro paese che, ripeto, sono le storie. È la storia di questo paese stesso. Grazie e buonasera. Grazie professore Dieni, facciamo la foto e io ricordo che recentemente abbiamo organizzato col professore Dieni proprio lo scorso anno delle iniziative sulle figure zoomorfe di Capo San Giovanni d'Avalos. Mi dispiace che questa sera non è stato presente l'avvocato Angelo Labrini che si è occupato di questi studi. È un'ipotesi che andrà approfondita, non è questa la sede, speriamo ci saranno occasioni anche per questo. Grazie al professore Dieni. Allora, Carmelo Malaspoli mi pare non averlo visto. Antonio Zavettieri. Buonasera Antonio, facciamo una foto. Recentemente abbiamo presentato Il Tempo del Coraggio di Rosa Marrapodi insieme alla sua parrocchia a Reggio Calabria. Se vuole dire due parole, dice il microfono. Sì, solo grazie, diciamo, per questo spazio di libertà che va avanti da 10 anni ai due direttori e a quanti hanno contribuito, diciamo, a far sì che fosse possibile. E, è un giornale ovviamente che parla della Rai Grecanica, ma per firme e contenuti secondo me va oltre la Rai Grecanica perché la qualità è molto alta, quindi un augurio che possa continuare, diciamo, il suo percorso lungo gli anni a venire. Grazie. Grazie Antonio, continuiamo ad avere problemi, ci deve essere con la B, Carmelo Vadalà, troviamo l'attestato, nella nostra colonna di questa serata. Forza Carmelo.
tanto cerchiamo l'attestato, lui ci intratterrà un po'. E lui è il nostro esperto, sicura cura due rubriche, oltre a fare tantissime altre cose per la nostra associazione, che sono l'Orto Seconda Natura e il Mondo delle Orte. Ci sono altri ancora dopo? Non so, una pensata di finire. Buonasera a tutti. 3.000 battute, io sono quello che deve invitare tutti a scrivere 2005-3.000, no? Se no poi salta tutto il giornale. Dunque io sono rientrato a Milano, dopo, a Boa Marina, dopo 42 anni di Milano, no? E quando stavo a Milano leggevo su internet La Voce del Sud e ogni mese mi sembrava, ogni volta che aprivo quelle pagine, di respirare un po' d'aria di paese, perché arrivare una notizia per chi è affezionato, legato a questo paese, avere delle notizie diverse da quelle della normale informazione, era per me un po' d'aria pura in un certo senso, no? Però vabbè, io sono rientrato a Bova e ho avuto l'occasione di conoscere Voce del Sud, per cui mi hanno accettato a collaborare con loro e mi hanno anche permesso di esprimere quelle che sono i miei interessi, no? E per passione l'apicoltura, oltre che avere le api, anche lavorare sulla cultura delle api, no? Perché è un mondo molto fantastico, interessante, pieno di misteri che andrebbero scoprite e ci farebbero bene un po' a tutti, scoprire il valore e il ruolo delle api, no? E poi mi sono sempre occupato di agricoltura biologica fin dagli inizi, per cui sono uno che ha, diciamo, collaborato insieme ad altri a creare il mercato del bio, no? E questa rappresenta per me una grande soddisfazione, perché oggi il biologico vuol dire cultura, vuol dire rispetto dell'ambiente, rispetto delle piante, degli animali, delle persone, vuol dire un po' tutta una cultura che ha la possibilità di modificare la consapevolezza delle persone, creare una coscienza che può essere utile a un cambiamento, anche se i cambiamenti hanno dei percorsi molto lunghi, no? Però io credo in questa mia idea e continuo a portarla avanti. Voce del Sud mi ha dato la possibilità di poter esprimere queste cose qua, per cui li ringrazio, ma non faccio complimenti perché ne hanno già beccati tanti stasera e vabbè, non esageriamo, no? Però li ringrazio moltissimo, voglio bene a tutti, perché il giornale è aperto a tutti, non ci sono censure e si muove in una direzione, tutti vengono accettati, ma l'importante è scrivere delle cose belle, utili, che ci sono in questo territorio. Perché non piangiamoci sempre addosso che siamo stati sfortunati, no, noi abbiamo delle risorse che non ce l'ha nessun'altra regione d'Italia, per cui dovremmo lavorare, recuperare, appropriarci di queste risorse che rappresentano l'identità di questi territori. E se non abbiamo la nostra identità e le risorse che abbiamo a disposizione nel valorizzarle, secondo me non andremo da nessuna parte, continueremo sempre a piangerci addosso, dare la colpa a qualcun altro e aspettare un Godot che non arriverà mai. Per cui io vi ringrazio anche se siete stati qui stasera, vi ringrazio certamente La Voce del Sud. Grazie. L'attestato e siamo noi però anche a ringraziare Carmelo, perché per questa iniziativa è stato fondamentale, è stato un traino. Se l'abbiamo fatta, probabilmente una buona fetta del merito anche suo per essere qui questa sera. Io volevo ringraziare il dottor Maddaloni. Sì, io la ringrazio per un attimo. La leggo con molta attenzione. La leggo con molta attenzione. Lo so, io anch'io leggo anche i suoi articoli, compresi quelli della Bacheca di Esculapio, in una struttura sociosanitaria ad Antonimina, dove è ricoverato mio fratello. Sì, però voglio ringraziare pubblicamente, come ha fatto lei, perché i suoi articoli li ho trovati e sostenuti nel giornale, perché danno quell'idea della politica generale di cui anche il giornale si deve occupare, per dare una informazione anche su quello che succede in Italia, non solo nell'area greca. Per cui io l'ho sempre sostenuta
e poi magari avremo occasione di fare due chiacchiere insieme. Con piacere. Grazie. Con piacere. Ok, foto fatta? Okay. Ok, Lucis in fondo, Domenico Zavettieri, collaboratore della prima ora, uno dei soci fondatori della Voce del Sud. Sì. Abbiamo anche, non so se è ancora presente, io prima, il presidente di Pova Life, Saverio Micheletta, qui lo saluto, nelle mie vesti di moderatore. Se il professore Zavettieri vuole fare una piccola riflessione, gli cedo volentieri il microfono. Sono state fatte molte riflessioni, quindi mi pare che i presenti sono anche stanchi, si è fatto tardi, però una considerazione la devo fare. Anzitutto, a nome dell'associazione, devo ringraziare la dottoressa Crea che pazientemente ha atteso ed è presente, e per me è un'esperienza positiva e nuova che non ho vissuto nella precedente gestione commissariale, durante la quale il rapporto con la cittadinanza è stato piuttosto difficile, perché il paese era considerato un paese mafioso. Poi, Bova Marina, per la sua storia politica, culturale, non è un paese mafioso. Questi incidenti di percorso sono dovuti in buona parte, più che altro, alla leggerezza degli amministratori, e io sono convinto anche ad una legge sbagliata che non risolve i problemi della criminalità organizzata, della delinquenza, perché non è con la gestione commissariale che si risolvono questi problemi. E difatti noi, dopo 2 anni di gestione commissariale, ci ritroviamo con un'altra gestione commissariale. Allora, la conclusione che verrebbe di trarre è questa: vuol dire che la commissione precedente non ha lavorato bene, non ha bonificato il comune, se dopo 2 anni abbiamo avuto bisogno di una nuova gestione commissariale. Insomma, secondo me comunque è la legge che va cambiata, va modificata. Comunque, per venire al giornale su cui sono state espresse molti giudizi positivi, forse immeritatamente, effettivamente è cresciuto, perché siamo partiti con un foglio di 2 pagine e siamo arrivati, come sottolineava anche Giuseppe, per il contributo particolare di Carmelo Badalà, a 10 pagine, e si sono stabilizzati. Un aspetto che vorrei sottolineare è che il rapporto con le amministrazioni locali non è presente in questo foglio. Cioè, mi sembra che ci sia un disinteresse degli amministratori verso l'informazione. Sarebbe utile un confronto, una tribuna
amministrativa per evidenziare le questioni, le problematiche locali del territorio, le questioni che affrontano gli amministratori comunali. Quanto al mio contributo, riguarda in particolare le tematiche del territorio locale, insomma, questioni concrete finalizzate a stimolare un po' gli amministratori dell'area, che a mio avviso dovrebbero avere un atteggiamento di maggiore solidarietà e collaborazione tra di loro per affrontare in sinergia i problemi del territorio. A me sembra che questa associazione dei sindaci dell'area sia poco attiva, cioè nel senso che non affronta le problematiche che riguardano tutto il territorio. Ogni amministrazione vada al proprio orticello, ai propri problemi, insomma, vivono un po' nell'isolamento. Ma l'associazione c'è, bisognerebbe farla funzionare meglio. E gli interventi che faccio io sul giornale hanno questa finalità in particolare, di creare un rapporto di sinergia tra gli enti locali perché si affrontino le questioni in maniera unitaria e si diano risposte ai problemi del territorio. Foto è già fatta, possiamo andare, giusto qualche riflessione. Effettivamente siamo un po' snobbati dalle amministrazioni locali, probabilmente, poi se vuole può integrare anche il nostro direttore editoriale, perché interpretiamo bene il ruolo di cani da guardia, e noi vogliamo essere la cassa di risonanza di tutti, non solo di chi governa, anzi soprattutto di chi non governa e che ha bisogno di fare, di chi non ha voce e che ha bisogno di farla sentire. Probabilmente non stiamo tanto comodi, diciamo, non siamo tanto comodi per chi amministra. Sul tema degli scioglimenti è un tema che in questa sede non può essere affrontato, richiederebbe troppo tempo, non è, ecco, la sede opportuna. Sicuramente va ringraziata la commissione prefettizia, in particolare la dottoressa Crea, che è qui presente, perché se abbiamo potuto per la prima volta avere la piazza piena quest'estate, piena o comunque abbastanza viva, sei un po' svuotata, vabbè, ma è stata anche grazie alla loro disponibilità, perché noi abbiamo venuto, ci siamo interfacciati con loro, abbiamo trovato subito disponibilità e hanno permesso di realizzare la serata. Altre serate non sono state realizzate se non quella della festa patronale, come ogni anno, e lo diciamo con un pizzico di orgoglio, è stata premiata la nostra tenacia. Un saluto lo facciamo anche all'onorevole Saverio Zalettieri, che ci ha onorato per la sua presenza. Se vuole fare un intervento lo ospitiamo anche se forse non ci stava seguendo in questo momento. Se vuole integrare qualcosa il direttore editoriale, altrimenti io ringrazio tutti voi per la paziente attesa. Avrei voluto dire che questa sera era una festa per celebrare la Voce del Sud, ma i fatti di questo pomeriggio non lo hanno assolutamente permesso. Ringraziamo tutti per le belle parole che sono state espresse, probabilmente su questo concordo col professore, anche un po' meritate.